Poracci, bravissimi. Il titolo era proprio Boogerman. Complimenti. Il prossimo titolo? Beh, aspettate un attimo. Prima devo fare un annuncio. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poru. Prima di iniziare con la puntata di oggi, vi devo dare una comunicazione molto importante. Per questa settimana e la prossima, la programmazione subirà un piccolo rallentamento. I video usciranno soltanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì e andranno in stop anche i quiz in apertura, visto che registrerò gran parte del materiale in questi giorni. Sì, insomma, mi prendo anche io una piccola pausa per ricaricare le energie, ma farò di tutto per non lasciare il canale scoperto. Nel mentre mi raccomando, lo sapete, sono tantissimi i modi per supportare il mio lavoro e vi invito soprattutto a seguirmi su Instagram, dove sarò molto più attivo in queste settimane. Bene, detto questo, direi che possiamo iniziare. Bene, partiamo con le notizie del giorno. Vi segnalo l'uscita di un altro fangame a tema Metroid. Perfetto per ingannare l'attesa che ci separa dall'uscita di Dread. Pensato per celebrare i 35 anni di Metroid, Skippy the Robot è un breve puzzle game ad opera di Dr. M64. Sì, si tratta dello stesso autore del famosissimo fangame AM2R, il remake di Metroid 2 che stava uscendo così bene che Nintendo ha deciso di mettersi in mezzo e interrompere lo sviluppo. Questo browser game prende proprio spunto da una delle sezioni presenti in AM2R e rende Skippy Robot protagonista di un'avventura divisa in 10 brevi livelli, composti in modo tale da spingere gli speedrunner a migliorare i propri tempi. 5 anni di distanza dalla pubblicazione di AM2R fa molto piacere vedere che Dr. M non si sia dimenticato di Metroid, nonostante il suo attuale impiego all'interno di Moon Studios, il team autore dei due Ori. Qualche tempo fa parlavamo di aste semplicemente fuori di testa e anche questa volta è stato battuto il precedente record di vendita. Dopo il milione e mezzo di dollari pagato per Super Mario 64, ora è il turno di una copia sealed di Super Mario Bros, venduta all'asta per 2 milioni di dollari. Follia pura. La cosa interessante è che il sito che si è occupato della vendita propone un modello di business differente. Sostanzialmente si possono acquistare le azioni di ogni singolo prodotto e quando arriva un'offerta di acquisto viene richiesto a tutti gli azionisti se abbiano intenzione o meno di vendere il prodotto. Con cifre così alte, questa dell'acquisto condiviso sembra una delle strade più sensate, ma rimane il fatto che il mercato si trova in una bolla speculativa che prima o poi scoppierà. Prezzi del genere non solo sono fuori anche dalla logica del collezionismo, ma sono anche in continua crescita mese dopo mese. Quanto potrà andare avanti questo gioco a rilancio? Sappiamo per certo poi che il publisher 2K annuncerà una nuova IP durante la Gamescom di quest'anno, che si svolgerà dal 25 al 27 di agosto. Secondo Jeff Grubb c'è però un colpo di scena. Si tratterà del tanto vociferato Marvel XCOM sviluppato da Firaxis. Il perché venga indicato come una nuova IP è semplice. Il gioco sarà ambientato nell'universo Marvel, ma non vedrà comparire nessuno dei personaggi noti dell'universo fumettistico. In pieno stile XCOM, team e componenti saranno completamente personalizzabili per dare vita a un'opera che vivrà dello spirito delle produzioni Marvel, ma che non si aggrapperà a nessuna di esse. Secondo voi, come scelta, può funzionare? E passiamo alle notizie del giorno. Sappiamo che Monolith Soft è al lavoro su una nuova produzione e una recente intervista potrebbe aver confermato uno scenario per nulla scontato: l'arrivo di Xenoblade Chronicles 3. Abbiamo già visto recentemente che Monolith Soft si sta espandendo a dismisura e continua a pubblicare annunci di lavoro mentre aggiunge sedi operative. Dopo gli ottimi risultati ottenuti con Xenoblade Chronicles 2, la Definitive Edition del primo episodio e il supporto fondamentale dato a produzioni mastodontiche del calibro di Breath of the Wild, è solo questione di tempo prima che lo studio annunci il suo prossimo sforzo. E a quanto pare si tratterà proprio di Xenoblade Chronicles 3, e a dare il via ai rumor sono state le dichiarazioni di Jenna Coleman, doppiatrice inglese del personaggio Melia Antiqua. Quando interrogata da un fan sulla sua esperienza lavorativa sulla serie, la doppiatrice ha risposto con molto candore: preso il ruolo tramite il mio agente. Quando è stato? Circa 10 anni fa. Poi, tanti anni dopo, mi hanno chiesto di tornare per il secondo episodio e credo che ne faranno un altro. A qualcuno probabilmente è sfuggita qualche parola di troppo e l'improvviso silenzio e l'espressione facciale di Coleman parlano chiaro.
L'attrice ha poi aggiunto: è di dominio pubblico? Non so, sì, ne faranno un altro, ma non sono sicura di poterlo dire. È doveroso ricordare poi che Melia era la vera protagonista dell'epilogo aggiuntivo della Definitive Edition, quel Future Connected che serviva da ponte tra il primo episodio e il suo seguito, quindi non è così assurdo pensare a un ritorno del personaggio. Per me Xenoblade Chronicles 3 si farà, rimane però la questione. Quando verrà annunciato? Possiamo aspettarci un reveal bomba nel prossimo Direct? Magari a settembre? E torniamo a parlare del papà di Metal Gear Solid, Hideo Kojima. No, questa volta non c'entra nulla Abandoned e il remake di Silent Hill, ma più che altro una riflessione fatta dal game designer a proposito della sparizione del supporto fisico. Un argomento che tocca in prima persona a tutti gli utenti, tanto i collezionisti quanto i giocatori. L'account Twitter di Kojima è sicuramente uno di quei profili che vale la pena seguire. Spesso il game designer, oltre a fornire fugaci sguardi sul suo lavoro, consiglia le sue recenti scoperte in fatto di musica, libri e videogiochi. Da fruitore della vecchia guardia, Kojima ha una grande passione per i supporti fisici e non è raro che pubblichi i suoi recenti acquisti. In uno degli ultimi post si è lanciato in una riflessione inevitabile, scrivendo: i CD spariranno presto, quando ci penso continuo a comprarli, anche se ormai li ho accumulati in massa. E poi aggiunge: alla fine anche i dati digitali non saranno più in possesso degli utenti di loro iniziativa. Ogni volta che c'è un cambiamento radicale, un incidente nel mondo, in un paese, in un governo, in un'idea, in un trend, l'accesso ai media digitali potrebbe essere improvvisamente reciso. Non saremo in grado di accedere liberamente ai film, libri e musica che abbiamo amato. Preferirei non accadesse mai. È questo quello di cui ho paura. E non c'entra niente l'avarizia. Questo forse è uno dei punti cruciali con cui dovremmo scontrarci in quanto consumatori nei prossimi anni. Da una parte abbiamo la comodità del digitale, che rende estremamente più facile l'accesso e la riproducibilità di qualsiasi tipo di media. Questa libertà è però vincolata dall'assenza di una reale proprietà dell'oggetto acquistato. Senza spingerci troppo oltre, citando i cambiamenti epocali di Kojima, basta anche il semplice scorrere del tempo per portare un'azienda a decidere di chiudere store e server digitali e rendere così inaccessibili i prodotti introvabili da altre parti. Il collezionismo esisterà sempre, ma è ovvio che il mercato si stia spostando verso la sparizione del supporto fisico. I dati di vendita parlano chiaro. CD, DVD, schede di memoria sono tutti artefatti di un passato destinato a sparire? Difficile trovare una risposta, ma non so, ho come la sensazione che la prossima opera di Kojima potrebbe concentrarsi proprio su questi temi. Dopo la riflessione sull'informazione avvenuta con Metal Gear Solid 2 e l'aver ipotizzato un futuro tremendamente vicino con Death Stranding, chissà che questo sentimento nostalgico non diventi uno dei cardini del prossimo progetto dell'autore. E voi poracci, preferite il fisico o il digitale? Credete che il supporto fisico sparirà nei prossimi anni? E per chiudere, poracci, vi segnalo che il calendario della Gamescom inizia a farsi molto interessante ed è appena arrivata la conferma di una live stream che seguiremo ovviamente qua in live sul canale, un nuovo evento a tema Xbox. L'evento si terrà addirittura prima della opening night presentata da Jeff Keighley ed è prevista per il 24 agosto alle 7 di sera, ora italiana. Se Microsoft manterrà il livello altissimo della conferenza tenuta per l'E3 2021, possiamo aspettarci una serata coi fiocchi. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, durante la stream verranno forniti aggiornamenti sui titoli first party degli Xbox Game Studios, sulle produzioni di terze parti già annunciate, sui titoli in uscita durante le vacanze natalizie e sui nomi che si aggiungeranno sul Game Pass nei prossimi mesi. C'è da aspettarsi quindi una sezione dedicata a Halo Infinite e Forza Horizon 5, due tra i titoli più attesi dell'anno, ma ormai da una conferenza Microsoft mi aspetto di tutto e di più. Secondo voi, poracci, ci saranno annunci degni di nota? La seguirete in live qua con me sul canale? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto nei commenti e vi do appuntamento a mercoledì per un nuovo video. Mi raccomando, riposatevi, nerdate duro e fate bravi. Io sono il Poro Chronicles, Michele Kojima, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!
Ora cambio maglietta. Shum.